quasi 2 mesi di ferie dei membri dell'Assemblea Consiliare basteranno a riportare il sereno sul fronte politico? Palazzo Campanella tornerà a riunirsi il 12 settembre per discutere sulla sicurezza del territorio dopo la tragedia che ha visto morire 10 escursionisti nelle gole del Raganello. Una seduta straordinaria che arriva però ad oltre 2 settimane dai fatti. L'altra seduta è fissata il 20 settembre, ma la maggioranza dovrà fare i conti al suo interno. Nelle ultime 8 riunioni di consiglio, per ben 7 volte è mancato il numero legale e le troppe assenze tra i banchi dell'Assemblea sono dovute anche e soprattutto dalla crisi interna al Partito Democratico. Non c'è solo l'erba del San Vito Marulla a tingersi di giallo nella kafkiana vicenda del mancato svolgimento di Cosenza-Verona. Non mancano i personaggi per mettere insieme un poliziesco d'autore. Su tutti spicca la figura dell'agronomo della Lega, Giovanni Castelli. Gli operai della ditta incaricata di sistemare il manto erboso avrebbero seguito fedelmente le sue indicazioni nel trattare le zolle appena posate sul terreno dello stadio. Interventi, secondo quanto si è appreso, non del tutto condivisi dalle maestranze perché ritenuti inutili e dannosi. In particolare quelli effettuati nella mattina di sabato, a poche ore dal match. E poi c'è la figura del presidente del club scaligero, Maurizio Setti, per una settimana intera ha manifestato le sue perplessità sulla praticabilità del campo, mettendo in guardia rispetto al rischio incolumità dei calciatori. Dopo il successo di Monica Guerritore nella favola di Amore e Psiche, al penultimo appuntamento di Armonia d'Arte Festival al Parco Archeologico Sculacium a Roccelletta di Borgia, cresce l'attesa per il gran finale della 18ª edizione con la Royal Philharmonic Orchestra, una delle più importanti compagnie orchestrali del mondo, che mercoledì 5 settembre chiuderà la rassegna diretta da Chiara Giordano al Teatro Politeama della città capoluogo. Un'orchestra di così alto prestigio significa ancora una volta consolidare un percorso che vede il festival all'interno dei più importanti circuiti culturali e artistici del mondo, ma anche la Calabria positiva che fa sentire la sua voce.